calcolo statistico, realizzata questa opera, dalla Val Sugana passerà, transiteranno più di 35.000 veicoli al giorno. Non so se voi... Tanti dicono, se facessimo tratti, miglioramenti sulla linea ferroviaria, il pendolarismo lo intercetteremo e avremo solo, diciamo, viabilità di transito, trasporto, eccetera, eccetera. Metteteci pure anche questo, però non so quanto ci metteremo a fare raddoppi o gallerie nuove o elettrificazione, perché anche questo purtroppo, come della famosa Val d'Astico, se ne parla, ma... Siamo sempre punto a capo. Una tranquilla soluzione che noi, a noi sembrerebbe una cosa quasi banale oppure quasi ovvia come conseguenza. Ah, ecco, fermati ancora un attimo. Cosa sta facendo sempre il sistema Brescia-Padova? Sta realizzando il tratto, questa si chiama per loro la Val d'Astico Nord, o Val d'Astico, perché se no si fa confusione, loro questa la chiamano la Val d'Astico e questa la chiamano la prosecuzione della Val d'Astico, che arriverebbe sostanzialmente fino a Rovigo, andrebbe ad interferire tra la Romea e l'auto, e il collegamento su Bologna. A noi interessa poco, ma comunque anche questa sarà una viabilità interessante che tornerà su questo snodo e poi chissà che strade potrà fare per attraversare il Trentino. Vai pure avanti. Oh, questa qua viceversa è quella che la vituperata Irubin prima, Val d'Astico poi. È un tratto, è circa una quarantina di chilometri partendo da Piovene Rocchette, dei quali 10 sostanzialmente per approdare e 30, gli ultimi 30 sono in galleria, praticamente sono 40 chilometri. Questi 40 chilometri rimessi nel contesto dei ragionamenti chilometrici, vediamo come funziona. No, eccoci qua. Ricordate che chi abitava prima Tiene poteva fare con 120 chilometri la Val Sugana, oppure con 199, chiamiamoli 200, arrivare sempre a Trento. Se ci fosse questo ramale diretto, sono 56 chilometri. Non v'è dubbio che quest'area qua potremmo disegnare, adesso faremo un po' di confusione, potremmo disegnare un'altra grande area di colore diverso che, se si finisse questa Val d'Astico prosecuzione, troverebbe non interessante, ma guardate addirittura le differenze, estremamente interessante, perché guardate che da qua non si viene a Trento per andare a fare una passeggiata, per fare shopping, per andare a bere il caffè in Piazza Duomo, si va a Trento perché si deve andare a Bolzano a prendere, oltre si deve andare a fare le cose che ognuno deve fare. Quando però abbiamo suggerito, esaminate queste cartine, qualcuno ha detto, sì, però anche viceversa sarebbe estremamente, come dire, comodo. Rischieremo che qua si va tutti a fare la spesa a Vicenza. Io non credo che da Trento gente si vada a fare la spesa a Vicenza, perché anche comunque che costa benzina, gasolio, eccetera, eccetera. Se però, sapete, non so, uno deve fare, no, la spesa, ma io penso arredare la casa, beh, è probabile che se i mobilieri trentini fossero così esosi o cari, mentre sappiamo che nella zona vicentina abbiamo una buona, nel Bassanese, anche una buona falegnameria, eccetera, visto che i costi sono così competitivi, non c'è dubbio che farebbe anche più chilometri se la spesa convenisse. Viceversa, siamo in estate, io penso alla comodità da Trento, invece che fare tutto sto tratto, arrivare, come avevamo detto, circa 250 chilometri, levane 30, 230 chilometri per arrivare a Venezia, facendo questa strada qua, beh, risparmieremo probabilmente, ve la faccio a memoria, 56 più 30, 90, 86, 86 e qua ne abbiamo un altro 100, 180, avremo 170, vi dico giusti perché... No, una 170 credo.
c'è 70 esatti contro 222, per cui 50 km in meno. Ma io dico, anche i trentini che vanno sulla riviera adriatica, risparmiare 50 km andare, 50 km venire, non è proprio poca cosa. Detta qua, si vuole mettere in competizione oppure in contrapposizione Valsugana, miglioramento della viabilità, nuova autostrada, ferrovia e Valdastico, o facciamo l'uno o facciamo l'altro. Ma perché devono essere proprio in competizione? Migliorare la viabilità della Valsugana sicuramente giova a tutti quelli che vi abitano, per la mobilità, per il transito. Pensare a fare un'autostrada non sarebbe una cosa così negativa, perché qua non è che chi sponsorizza Valdastico dice aboliamo l'idea di fare un tracciato autostradale, magari anche in galleria, per cui meno impattante, no? La valle non risentirebbe di nessun carico e nessun tipo di scarico. E realizzare questa in più avrebbe una prerogativa, mentre migliorare la viabilità della Sugana, provincia deve sganciare i soldi, la provincia deve mettere le risorse finanziarie. Realizzare un'autostrada di questo tipo bisognerebbe pensare ad una concessione, salvo che non dica la provincia faccio un'autostrada a spese mie. Questo ramale è estremamente interessante perché le autostrade venete, come la Brennero, vanno in fine concessione, avrebbero bisogno anche loro delle proroghe, ma le proroghe vengono concesse se c'è un'utilità generale e loro dicono ci buttiamo lì 2 miliardi per realizzare questo ramale che interessa poi tutto il collegamento Brennero A4. Questo non costerebbe assolutamente niente perché sarebbe un onere che si farebbe carico la famosa ex Serenissima Brescia Padova, la A4. Questa opera che taglia di netto, che abbrevia in modo incredibile questo tracciato, a noi non costerebbe assolutamente nulla. Come diceva la nostra segretaria Stefania, 15 giorni fa abbiamo fatto un convegno volutamente largo, cioè, perché questa sera chi vi parla ha già una convinzione. Abbiamo fatto parlare il mondo dell'economia, il mondo del turismo, il mondo della cultura, il mondo delle associazioni ambientaliste, mettici dentro tutto, pro e contro. Io vi devo dire la parte medica, igienico-sanitaria, e dopo magari il dottor Rigo dirà anche lui 2 parole sulla questione attuale, già di come com'è la situazione sotto il profilo carico inquinante in Valsugana. Noi sappiamo solo che se stiamo fermi il traffico in Valsugana triplicherà. Qualsiasi roba che va a migliorare la Valsugana noi diciamo ben venga, sapendo però che è stagione di non larghezze economiche, e sappiamo che questa esiste già, perché c'è già un progetto, esistono varie ipotesi di sbocco. I trentini dovranno solo, secondo me, scegliere l'impatto minore, dove andrà a gravare, a creare meno danni ambientali, chiamiamola così, perché ogni opera ha un suo impatto, dove creerà meno disagi, e saremo noi trentini a sceglierlo. Certo che controindicazioni non ve ne sono. Ho sentito, guardate, ambientalisti fare ragionamenti, ma le gallerie consumano tanta elettricità, hanno un consumo. Beh, questo sì, è vero, ma sarebbe come dire non facciamo più pannelli fotovoltaici perché sapete quanta energia serve per fare un pannello, che qualcuno confuta l'opportunità di dire smaltisci dopo, costruisci prima, allora non realizzeremo più nulla. Altre questioni che sono state, ma non si percepivano, era questo discorso, no? Rischieremo che la spesa andremo a farla di là, ma io dico guardate che si sta partendo, in questo momento dobbiamo rendere servizi buoni a basso prezzo alla nostra gente. La concorrenza, tutte le liberalizzazioni volute da Bersani, perché Bersani è stato il primo grande liberalizzatore quando era ministro dell'economia, andava nella direzione più concorrenza c'è, più prodotto può acquistare l'utente al minor prezzo. Ma
io dico, se questo è il senso della concorrenza, perché noi vorremmo limitare la concorrenza non realizzando infrastrutture, se uno può andare a comprare qualcosa o più beni a un prezzo minore, impediamo noi alle persone di fare questo tipo di valutazione, ci andrebbe lo stesso, ma io dico, sono, come dire, obiezioni che deboli, sono economicisti che dette poi da ambientalisti lasciano il tempo che trovano, dico, dimmene una ambientale, io ve la dico io una ambientale. Un tragitto in galleria consente innanzitutto di convogliare i fumi ed aspirare, per cui avere impatto zero. Un po' di strada, la macchina, vuol dire, consuma o gasolio o benzina, ha un rilascio minimo di polveri e di inquinanti. Indubbiamente, se tu lo fai su un tratto in galleria, questo non esiste, perché l'aspirazione può essere perfettamente filtrata. Un dato che poi viene all'occhio è: inquino di più a fare 120 km o a farne 56. Qui hai un risparmio, uno, di combustibile, due, di tempo. C'è l'ex presidente degli artigiani, che magari anche il presidente dei trasportatori, che sa cosa incide il tempo, no? I costi aziendali, quanta benzina, quanto gasolio costa, impieghi più. E io imbrutalizzo un'altra cosa, seppur la statistica è la scienza più inesatta che vi sia, è anche la scienza per altri aspetti più esatta che vi sia. Noi sappiamo che mangiamo 100 polli su 100 persone e la statistica ti direbbe che ogni persona mangia un pollo, sapendo però che c'è chi di polli ne mangia di più e chi di polli non ne vede neanche l'ombra. La stessa statistica viene fatta con la mortalità o l'incidentalità grave. Noi sappiamo che per tot chilometri percorsi ci sono tot morti sulle strade e tot incidenti gravi. Non v'è dubbio che abbreviando i tragitti di mobilità avremo anche un risparmio di benzina, dei costi aziendali, ma dei costi anche di vite umane. Io non ho sentito una motivazione che regga, che dica c'è un motivo valido per non realizzare quest'opera. Io mi fermo qua, perché dopo vi lasciate anche la parola a voi, e lascio la parola a Roberto Parker, che mi dice cosa la Lega ha già fatto su questo tema. Grazie.